a tutti, sono un gamer e benvenuti su Man of Medan. Lo so, questo gioco l'avrete già visto da centinaia di youtubers essendo uscito già da un mesetto. Ma non l'avete ancora visto, giocato dal The Long Gamer. E lo sapete come va in questi giochi, ognuno fa scelte differenti e la trama si evolve in maniera differente. I protagonisti saranno 5 ragazzi che durante una vacanza al mare con la propria barca si ritroveranno all'interno di una gigantesca nave della seconda guerra mondiale della marina americana, completamente abbandonata, che era scomparsa ancora durante gli anni 40. E nel momento in cui saliranno a bordo, beh, diciamo che la loro vita prenderà una piega davvero molto brutta e dovremo cercare di farli sopravvivere, sì, perché i protagonisti possono morire da un momento a quell'altro qualora io facessi la scelta sbagliata. E puntualizziamo fin dall'inizio che qualunque burlone si divertisse a spoilerare nei commenti verrà istantaneamente bloccato e non potrà più commentare a vita. Detto questo, beh, godiamoci il nostro meraviglioso viaggio all'inferno. Inoltre, Man of Medan è stato realizzato dalla stessa casa di sviluppo di Until Dawn. Io ci ho giocato per conto mio ed è stata un'esperienza davvero molto intensa. Io adoro i giochi altamente cinematografici, con una trama bella potente, un ottimo doppiaggio, il motion capture dei vari personaggi. Ma il fatto stesso che un personaggio ti possa morire da un momento a quell'altro e che da quel punto in poi non ci puoi più giocare, ma soprattutto sarai escluso dalla trama, ti fa venire dentro un senso di colpa davvero immane. Su Until Dawn mi pare me ne siano morti un paio di personaggi e mi sono sentito stra in colpa per quei poveri ragazzi. Per il resto sono riuscito a salvarli tutti. Non trovate video sul canale perché, come ho detto, ci ho giocato per conto mio. Allora, questa dovrebbe essere la nave americana nella quale si svolgeranno per l'appunto le disavventure dei nostri protagonisti nel futuro. E già quando vedi le bare, sai che la cosa non promette decisamente bene. E a quanto pare ci troviamo in Cina, in un mercatino all'aperto. Nel cuore della notte sembra che se ne siano andati tutti. E il nostro gruppo di imbriaconi invece beve come non ci fosse un domani. Ragazzuoli, non dovete tornare a bordo voi altri? Dai, fenomeno. Iniziamo a tornare verso la nave. Aspetta un attimo. Che c'è? A quanto pare il vecchio Charlie il Bello ha una piccola missione da compiere. Ma dai, non ci provare con la tizia, mi sembra un uomo. Se sa combattere. Devo scoprire il futuro. Oh no, scoprire il proprio futuro è una cosa brutta, ragazzo mio. I protagonisti del prologo di solito muoiono male. Cosa mi aspetta, nonno? Sì, quanti secondi mi restano da vivere? Allora, usa R per scegliere. Diventerò ricco o dimmi di mio figlio? Ragazzo, tu tuo figlio non lo vedrai mai. Vediamo se diventerai ricco nei prossimi 5 minuti. Quando riuscirò a svoltare? Sai, no, a far la bella vita. Ho paura di quello che le tessere onestamente gli stanno per dire. Vediamo un po' se il gioco mi fa fare subito una bella scelta. Drago oppure bambù? Cuore oppure cervello? Oddio, sti giovani tanto cervello non ce l'hanno, quindi andiamo col drago. Scusi, ma è lei l'indovino, devo dirle io cosa c'è dietro la tessera. Allora, premi R2 per raccogliere e poi ruota per esaminare. Vabbè, sono gli stessi comandi effettivamente di Until Dawn. E abbiamo trovato il tonno pinne gialle. Perfetto, lavorerò in uno stabilimento dell'Ario Mare. E ma che risposta del manga. E mi tocco gli zebedei. Sventura. Ehi, cosa? Ma che significa? Dimmi che significa. Che diamine, vecchio. Oi ciccio, non te la prendere con l'indovino, santo cielo. Ehi, bello, fammi provare, dai. Ah sì? Pensi di farcela? Ah, è una di quelle macchinette che devi legnare e via dicendo. Oh mio Dio, ma è automatizzata? Ma esiste veramente sta roba? Ok, così dobbiamo mirare e colpire, perfetto. Oddio, per adesso è normale, dopo un po' sarà a tempo di solito. Perché in questo gioco hai pochi secondi per fare le tue scelte. Yay! Ui, adesso devo schivare. Ok, oddio, i quick time event. Oddio, i quick time event. Aspetta, 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 aspetta. Non gioco con la PS4 da mesi, portate pazienza. Ma che fa? Mi prende per il chiullo, signori. Adesso lo ignoio, gli disfo tutto, porca di quella iperporca. Oh, si sta velocizzando parecchio, si sta velocizzando davvero un sacco. Ce la posso fare? Ce la posso fare? Peta, 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 peta. Oddio, questa volta l'ho quasi ciccato. Mawe. Buono, stati buono. Ok, inarrestabile The Long Gamer. Peta, 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 peta. No, 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 no. Ah, peccato. Vabbè, ci abbiamo provato. Ehi, Chuck, meglio tornare alla nave. Rischiamo di restare a terra. Aspetta, voglio fargli un'ultima domanda. Dobbiamo lascia stare, meglio lascia stare, ragazzo mio. Tratti aggiornati? Ah, come su Until Dawn ci sono i tratti dei personaggi. Altruismo, egoismo, insicurezza, avventatezza. Va bene. Ci saranno probabilmente anche i rapporti fra i personaggi a seconda della risposta che dai a uno o all'altro. Puoi dare un esito positivo o negativo. Nella stiva 2! E migliorare o peggiorare il rapporto.
Quando ti indicano un carico, vuol dire che quel carico sarà altamente malvagio, malefico, probabilmente. Ti prego, dimmi che gli americani non stanno trasportando creature tipo gli SCP, che se no mi metto a piangere da solo. No, a bordo di una nave mi salirà la peggio claustrofobia, ragazzi. Non mi piacciono le navi, ho passato una settimana a bordo della Costa Crociere, mi sono divertito, non dico di no. Ma questa è un'esperienza completamente differente. Peraltro hanno completamente bloccato le casse, c'è il simbolo della morte. Ok, sicuramente qualcuno dovrà andare a sbirciare. Oh, mia bella madonnina! Ehi, ehi! Dove sono i miei 50 centesimi? Pago in natura! 50 centesimi? Quali 50 centesimi? Dai, non scherzare! Ehi, sparisci, forza! Non provare a spingermi! Buongiorno, signore! Arrivederci, signore! Ma dai! Ma ne potevamo parlare! Volete il mio parere medico? Questi due sono gonfi d'alcol fino alle orecchie. Grazie, dottor House. Portate questo qui in infermeria. Voi mi ha steso con un pugno. Sbattetelo in cella e lasciatecelo. Caspita, se la prendevano male se ti imbriacavi, in marina. Cioè, voglio dire, penso che la missione sia finita e dovessero semplicemente tornare a casa. Ma il fatto stesso che ci sia un temporalone all'orizzonte non promette bene. Ed ecco qua che ci ritroviamo nel bel mezzo della tempesta. Oh, perfetto, la nave si sta anche allagando, ragazzuoli. La miglior nave della marina ce l'abbiamo proprio noi. Fulmine che colpisce la nave in 3, 2, guarda, lo stavo dicendo. Oh, no, 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 no. Nessuno morto elettrificato. Ha colpito la scatola. Oh mio Dio. Esce tipo il mostro di Frankenstein adesso. Cosa c'era all'interno? Si stanno sollevando dei pericolosi fumi. Solo una si è rotta. Oh, no. Oh no, i fumi li può respirare con chiunque, ma soprattutto non mi dire che fa rivivere i morti. Peraltro una bara è considerevolmente molto più piccola delle altre. Ok, ok, almeno siamo vivi, mi consolo. Speriamo che lo siano anche gli altri a bordo della nave. Ho la vaga impressione che mentre eravamo privi di coscienza sia accaduto l'inimmaginabile. E no, per adesso sembra tutto normale. Qui c'è la foto del nostro tenero docile Pampino, che ovviamente crescerà senza padre. Vediamo un po'. Dietro c'è sempre scritto qualcosa di solito. Ah, papà, torna presto. Fidati, assolutamente, tornerò in una bara. Cosa c'è qua dentro? Oddio. Jumpscare in 3, 2, 1. E un po' me l'aspettavo, guarda. Dottore? Dottore morto male male, Porca di quelle per porca. Devo ricordarmi che ogni volta che apri qualcosa in questi giochi c'è sicuramente il jumpscare all'interno. Until Dawn mi ha preparato bene, ma non a sufficienza. Ok, abbiamo trovato una chiave. Che dite, diamo un'occhiata al cadavere? Decisamente non è morto bene. Se ti muovi, porca di quelli per porca. Ok, vediamo di uscire assolutamente da sta cavolo di infermeria. Mamma mia, cos'è che ti curavano qua? La voglia di vivere, santo cielo. Ti prendevi il tetano anche solo guardando i lettini? Tutto tranquillo? Sembra tutto anche troppo tranquillo. Madò! Che claustrofobici sti corridoi! Finora tutto bene. Bel pavimento rosso è una pessima scelta di colori, in effetti, Vediamo se c'è qualcuno di vivo. Ehi, Charlie! A te com'è andata? Basta, voglio uscire da qui. Ah, Charlie è ancora vivo! Oh, buon per lui! Che cosa succede là fuori? Ho sentito aerei e spari. Anch'io. E ho trovato un cadavere. Cosa? Nel reparto medico. Qualcosa non va. Filiamocela. Buona idea, comunque diamo sempre un'occhiata e magari potremmo trovare qualche informazione utile. Abbiamo una cassaforte e ciccio, senza codice non possiamo far molto in effetti, Se troviamo il codice da qualche parte, forse magari un'arma all'interno la troviamo. Sul tavolo invece abbiamo anche una lettera, presumo che parli dell'arresto del nostro compagno. Il soldato Charles Anderson in libera uscita ha palesato una condizione di ubriachezza non consona a un membro dell'esercito degli Stati Uniti. Da ubriaco il soldato Anderson è stato protagonista di un alterco con un altro soldato. È opinione della gente che l'ha arrestato che questo avrebbe potuto scatenare una rissa, quindi è stato necessario intervenire per far risalire a bordo entrambi gli uomini. 10 giorni di reclusione per una birretta, vabbè, esagerati. Oddio, mi sono cacato in mano, che c'è? Vieni qua, qualcuno sta sparando. Cosa c'è? Mantieni la calma? Premi X in accordo col battito. No, non darmi così a ritmo che non ci azzecco ma popo mai nella vita. Ok, non moritemi fin dall'inizio, ragazzuoli. Quindi tic, tic. Vabbè, anche il battito del cuore nell'orecchio così mi aumenta la tensione. Oh, il signore che ci ha arrestato prima, armato di fucile, che bello. No, ancora non è finita. Ora i battiti sono anche più vicini. No, non carichi l'arma, signore. Non serve, non c'è nessuno attorno a lei. Ok, stiamo calmi. Ok, fatta. Se ne sta andando, ok. Oh, c'è la nebbiolina a terra. Oh, è anche un bel bambino. Non l'hai visto?
Amico, l'hai visto davanti a te? Ti è passato davanti, santo cielo. Ok, ok, facciamo finta di niente. Ora giriamo l'angolo e ovviamente non c'è proprio nulla. E la porta è anche chiusa, ma guarda un po'. Allora, abbiamo una porta qua giù che possiamo aprire. Andiamo in direzione opposta rispetto al ragazzino. Vai, spingi, spingi. Charlie, aiuto. Certo che Charlie non ha un'aria molto furba, ma vabbè, dettagli. Vai, vai, vai. Ah, ora devo premere X tante volte. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Olè! Oddio, buongiorno signore. No, no. Infatti, qui si sta mettendo male. Ok, ok. Brutta scelta di porte, andiamo dall'altra parte? Ah no, si può passare comunque, perfetto. Mi basta spostare il cadavere del signore, scusi, ma anche lei mi muore in punti brutti, porti pazienza. Ok, non vi dico la tensione. La tensione che ho addosso. Che bella anche l'inquadratura col signore morto. Al diavolo, un altro morto. Sì, mi sa che è stato il tizio di prima in effetti a sparargli, Guarda caso era l'unico armato. E Buckley, l'ultima volta che l'ho visto in sala mensa era sano come un pesce. Sì, ma è morto di paura sto tizio? Guardate le mani contratte, gli occhi bianchi. Che poi, scusate, nessuno ha notato che a terra c'è quella strana nebbiolina che è uscita dalla scatola. Voglio dire, non è normale la nebbiolina sul pavimento? E chiaramente un gas o altro? Sono solo io o anche tu hai un pessimo presentimento? Ah, no, no, moriremo male male. La domanda è, ti sembra forse lo sensitivo? Sei ridotto uno straccio bucato, Chuck. Non sono l'unico. Bene, bella compagnia. Saliamo sul ponte. Sì, ok, va bene. Certo. Oh, che è stato? Ehi, piccolo bimbo minchia? Hai visto quel bambino? No. Era davanti ai tuoi occhi. Andiamo ovviamente nella direzione del piccolo bimbo minchia. Tanto non ci sarà nulla che ci aggredisce nell'oscurità. Guarda gente morta. Charlie. Porco cane. Oddio. Ma si sono sparati tra di loro? Vabbè. Prendi l'arma. Prendi l'arma. Difendetevi in caso arrivi il tizio di prima. Per fortuna noi abbiamo il fucile, ma il nostro collega c'ha semplicemente un cavolo di coltello. Oh, sento ancora i passi del bambino. Sento i passi di quel maledettissimo bambino. Aspetta, c'era una bara piccola, vi ricordate? Oh, che bello, il bambino morto è tornato in vita e ci vuole uccidere tutti. Che bello! Ok, ok, stai pronto a tutto, tizio, stai pronto a tutto. Aspetta un attimo, ma se tornano in vita loro vuol dire che anche i nostri colleghi soldati possono tornare in vita? Dov'è il nostro amico? È un po' che non lo vedo. Ma, vabbè, Kosh! Quando è morto? No, Charlie! Era dietro di noi un secondo fa. Ciao bambino, lo vuoi un iPhone 10? Vieni a giocare con noi. Che stai facendo bambino? Io gli sparo? Che faccio? Gli sparo? Oh, senti, intanto spariamo. Tattica americana, prima spari, poi fai domande. Ok, 100 euro che non gli abbiamo fatto niente perché è una creatura non morta. Non aprire, non aprire, scappa in direzione opposta. Non aprire. Ciao, che bel bambino. Ah, perfetto. Oh no, oh no. No, 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 non infarto te. L'ho detto io, sta gente sta morendo di paura. Peraltro quel bambino sembrava un po' nostro figlio. Beh, l'avevo detto che i ragazzi del prologo di solito muoiono male. Un po' come le gemelle su Until Dawn. Beh, non vi ho spoilerato niente, sono i primi 3 minuti di gioco. Rispondete, qualcuno mi riceve? La vostra posizione, ripeto, state la vostra posizione. No, forza! Avanti, dannazione! Oh, saltata la corrente. No. Ciccio sca... Cos'è quella roba? Non penso che il crocefisso funzioni, oh, no. Buon uomo. Ah! È caduto male. È caduto decisamente male. Ho la vaghissima impressione che tutto l'equipaggio della nave sia morto prematuramente. E ora sappiamo come mai la nave è rimasta dispersa nel bel mezzo dell'oceano. Finché un gruppo di giovani, col gran botta di chiullo, non la riesce a trovare. Yay! Ok, un inizio davvero al cardiopalma. Buongiorno, lei signore chi è? Salve. Buongiorno, dica. Questo qui è il mio archivio. Sono contento per lei. Oh mio Dio, non mi dire che al posto del dottor Hill di Until Dawn abbiamo quest'altro signore. Scusi, ma investire nella luce elettrica no, è troppo moderno per lei signore. Io sono il curatore. Il curatore di storie. Storie d'amore e odio. Abilità e bellezza. Vita e morte. Soprattutto morte. Come questa. Scriverò la storia che decideremo insieme di raccontare. Questa storia è scritta solo in parte.
Ciascuno la completerà con le proprie scelte. Solo questo definirà se la sorte delle persone coinvolte continuerà ad essere buona o prenderà una piega meno felice. Signore, per favore, non porti sfiga anche lei. Tutti ci affidiamo alla nostra bussola morale per prendere una decisione. E dobbiamo accettarne le conseguenze, anche quando fatali. Ma non bisogna temere la morte, dopotutto essa è ineluttabile. È il prezzo da pagare per aver vissuto e arriva prima o poi per tutti. Meglio poi, tanto poi, nessuno Nessuno ha tutta questa fretta di pagare, vero? Concordo con lei, buon uomo. Come nella vita reale, le proprie azioni contano e le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Continuerò a seguire i progressi della storia. Non è mia abitudine interferire, ma potrei anche pensare di offrire qualche suggerimento. Quello è molto gradito. Ci sono immagini in questo mondo che possono mostrare scenari plausibili. Ok. Riuscendo a trovarle e a comprenderle, possono aiutare a prendere delle decisioni migliori. Ah, come i totem su Until Dawn. Vuol dire decisioni che conducono agli esiti auspicati più fortemente. Ok, buono sapersi, buono sapersi. Tutto per ora, ma presto avremo l'opportunità di parlare ancora e di valutare insieme qualsiasi strada percorsa. O qualsiasi disastro causato. Oh mio Dio, sembra l'inizio di Uncharted 1 per la PS3, i bei ricordi. Ok, stiamo per conoscere i nostri protagonisti a bordo della Duke of Milan, il Duca di Milano. Devo dire che a livello grafico hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Anche il motion capture e via dicendo. Brad, fratello di Alex, arguzia e innocenza. Ok, questo probabilmente è di essere il nerd del gruppo a giudicare dagli occhiali e via dicendo. Ma oh, che bella barchetta peraltro, Sai che qualcuno c'ha i soldi, E questo presumo sia Alex, fratello di Brad, fidanzato di Giulia. Sembra di essere su Beautiful. Basteranno? Se restiamo a secco chiameremo i rinforzi. Allora, senti, non sono mai stato laggiù prima. Dove? Sott'acqua. In immersione. Mi puoi mostrare come fa un professionista? Sul serio? Sì. Cioè, sei seriamente venuto qui senza aver mai preso lezioni? In realtà, sì. Ok, non mi giudicate, santo cielo. Insicurezza imbarazzante o risentimento? Insicurezza, dai, mi dispiace, fratellino. Anzi, fratellone. Imbarazzante andare a lezione da solo. È imbarazzante arrivare fin qui e chiedermi di farti da balia. Ma come? Un po' di compressione, santo cielo, siamo tutti fighi. Quella telecamera è super costosa. Fratellino, calmati. Cosa? Giulia e Conrad sono, come dire, due ricchi sfondati? Quindi? Non pensare ai dettagli, è da sfigati. Non farmi pentire di averti qui. Eila! Questo ha ferito nel profondo. Scusami, non ci so fare con le persone. Dai, sai che non mi sento a mio agio con persone nuove. Devi rilassarti. Ah, andiamo. Lasciati andare, accetta le nuove sfide. Aspetta. Fidati. Voglio che tu ti diverta. Ok, e se mi sfidano a fare qualcosa di stupido? Tipo correre in giro nudo? Ma era una metà. Lasciati andare. Per favore non ti denudare che sei brutto già vestito. Ok, stanno arrivando. Bene. Scusa se sono nervoso, è che studiare medicina è stressante. Chi l'avrebbe detto? E poi il rapporto a distanza con Giulia è stata dura. Ok, cerchiamo di essere comprensivi, un po' di empatia fra fratelli. Sì, deve essere molto dura. Conrad teme che la birra non basti. Ah, allora è meglio se questa la nascondo bene. Già. Ok, relazione aggiornata. Ah, quindi vedete, il nostro rapporto con Alex può migliorare o peggiorare a seconda delle scelte che facciamo. Brad si è sentito a disagio perché Alex provava imbarazzo per lui e Brad si è sentito vicino ad Alex, quindi a seconda di quello che diciamo possiamo davvero influenzare il rapporto. Non so che ripercussioni avrà effettivamente sulla storia. C'è davvero comunque un po' di tensione fra i due fratelli, Chiederti un consiglio? Sì, su cosa? Si tratta di una decisione importante che devo prendere. Di cosa diavolo si tratta? Sentimentalismo segui l'istinto o prudenza usa la testa? Ma sì, tanto la testa non l'hai mai usata, fratellone, quindi vai di sentimentalismo. Sì, è giusto, lo saprai. Non mi dire che deve fare la proposta alla fidanzata. Oh, eccoli che stanno arrivando. Questa è Giulia, sorella di Conrad, fidanzata di Alex. Emozione e avventatezza. E questo è Conrad, fratello di Giulia. Imprudenza, tranquillità. Ah, ma è Sean Ashmore, quello di Quantum Break. Gran gioco, veramente un bel gioco. Ah, che piccioncini. Scusa, Connie, lui è Alex. Ehi, come va, Conrad? Non si erano mai incontrati fino adesso? Sciupa femmine.
Guardalo come fa molto il bro. Ovviamente ti conosco. E lui è Brett, mio fratello. L'imbarazzo della famiglia. Bradley, finalmente ho sentito tanto parlare di te. Sì, e io di te? L'imbarazzo che si taglia con un grissino. Ehi, ti va una birra fresca? Una birrettina, proprio a lui la da offri? Tranquillità sì, grande o apprensione soffro il mal di mare? Facciamo il nerdone quello pieno zeppo di rogne, pertanto soffro il mal di mare! A dire il vero, ho un problemino con mal di mare. Bradley? Ray Bradbury? C'è solo una cura al mal di mare e si compra in bottiglia. Non gliene frega niente a nessuno di noi stessi. Vabbè, dai, solo una. Ok, una, non di più. Ce la fai ad aprirla, Brad? E alleluia, sì, sì, eh. Brad, sei un vero drago di mare. come no, relazione aggiornata, vediamo un po'. Conrad è stato felice che Brad abbia bevuto una birra con lui. Yay, non ci odiano tutti. Hai mai fatto immersioni? Esperienza decennale proprio. No, siamo onesti, non l'ho mai fatta e tanti saluti. No, in realtà. Non ho mai provato. Vergine di mare. Bene. Ehi, faremo il grande passo insieme. Ah, sembra tranquillone Conrad, dai. Me l'aspettavo molto più ricco con la puzza sotto il naso, invece... chi manca a questo punto? Credo manchi il capitano della nave, vediamo un po' di chi si tratta. È finito il vecchio lupo di mare. All'anima del lupo è Fliss, capitano della Duke of Milan, coraggio ed impazienza. C'ha la faccia già arrabbiata di primo mattino. Anzi, siamo al tramonto praticamente, ma vabbè, dettagli. Vi inviterei a fare come foste a casa vostra, ma... Senta, signorina, abbiamo tipo pagato, ma vabbè, dettagli. Buongiorno anche a lei. Siamo tutti a bordo e pronti a partire. Questa ce la girate, È quel periodo del secolo, a quanto pare. Mi domando se ci conoscono tra di loro. La ciurma è pronta. Yay, ciurma! Vabbè, ma povero Conrad! Ho la vaga impressione che lei e Conrad si conoscano, perché è partita proprio in bombazza. Ok, gente poco simpatica, Quell'altro sta malissimo, povero. Povero Brad, dai. Bene, butta fuori tutto. Grazie, capitano! Vuoi andarti a sdraiare? Sì, forse è meglio. Sì, prima che vomita addosso a qualcuno, santo cielo. Che ne dici di qua giù? Mi sembra molto fuori mano. Valuto solo mete alternative se la telecamera non trovasse niente. In realtà non ho mai sentito del relitto che cercate. In genere pullulano di turisti. Sì, ma questo è diverso. Voglio solo dire che se si fa tardi conosco degli angoli perfetti per una bella immersione. Allora, andiamo di ottimismo al profumo della vita. Se Brett dice che il relitto è qui, è qui. Ok, sei tu. Sì, vabbè, no, volevo essere ottimista, non incacchiato. Poi il sole calerà. Aiuto Conrad e Giulia con la telecamera. E si è già calmato, ok. Le reazioni sono un po' eccessive in sto cavolo di gioco. Mi sa che con Fliss, ecco, ci siamo un po' risentiti. Ma vabbè, non importa. Guardate che bellezza. Stanno cercando un aereo? Bellissimo. Sembra quello di Bomber Crew. Precisi al millimetro. Brad non sbaglia mai. Sì, è un mago. Va ringraziato. 100.000 euro e siamo a posto, Sì? Sì, sembra della seconda guerra. Possiamo scendere. Veramente dovremmo comunicarlo alle autorità portuali. Ah! È venuto in auto. Sì, tecnicamente. Sicuri di non voler seguire le regole? Facciamo un po' di delusione, ma Fliss... Dici che non dovremmo scendere? Le regole? Dai, dove siamo? All'asilo. Era giusto avvertirvi. Se diamo soltanto un'occhiata, chi lo saprà? Ok, ma fate in fretta. E non toccate nulla. Si fidi assolutamente, signorina. Non vedo l'ora di essere la prima a scoprirlo. Incredibile, no? È intatto. 100 euro che la relazione si è deteriorata ulteriormente. Sempre peggio. Sempre peggio, ragazzi. Non ho mai usato un rebreather. Direi che non siamo messi male. Ma in effetti sarebbe meglio se sapessi anche tu come funziona. Sarò sincera, finora il capitano non mi entusiasma. No, proprio per niente, Neanche a me. Sorvoliamo o sostegno? Diamogli un po' di sostegno, effettivamente. Non capisco perché ci rompa le palle. La stiamo pagando una piccola fortuna. Neanche troppo piccola. Seguire le regole, ok. Ma non è un problema se nessuno lo sa. Sì, lo dico anch'io. Bene, finisco di preparare... Ragazzi, vi sente tipo lì a un metro, insieme. Ottimo. Chiamaci quando sei pronta. Ok, evitiamo di rovinare ulteriormente il rapporto con Fliss. Faccio finta di nulla. E andiamo a vedere come sta nostro fratello. Aspetta, c'è un quadro qui a lato. Buongiorno. Oh, mi sa che è il quadro che dobbiamo esaminare. Non capisco cosa sia. Vediamo un po' se c'è la visione.
È una visione di nostro fratello che si alza dalla cabina? Ok, mi domando come ci potrebbe tornare utile. Quelle di Until Dawn erano davvero tanto utili se sapevi effettivamente come interpretarle. Ed era proprio la cabina qui a lato. Aspetta un secondo. Allora, come stai, fratellino? Scusa, quella birra mi ha proprio steso. Sapevo che non dovevo berla, porca di quelli per porca. Andiamo di comprensione, dai. Ehi, fa parte dell'avventura. Scusami se ho rovinato tutto. Vabbè, per una vomitata. Non rovinerà certo la vacanza. Tu riposati. Torna quando stai meglio. Perfetto, direi che siamo pronti per l'immersione. Allora, questo qui è un rebreather. È molto meglio delle classiche vecchie bombole. Assorbe la CO2 che normalmente viene espulsa in acqua. E invece la ricicla interamente e riduce i tempi di decompressione in risalita. Prodigio della tecnica. Sì, lo usavo su Subnautica, ciccia, va tranquilla. Ok, per fortuna che c'è lei. Apprezzamento, non facciamo scherzi. Grazie per l'aiuto. Vi saluto, pesciolini amorosi. Vado a vedere che combina Fliss. Non ci provare. Coltello, in caso di squalo, prevenire è meglio che curare. Allora, cosa prendiamo? La fotocamera o il bastoncione? Prendiamo il bastoncione. Ho l'arpione. L'arpione pratico. Pronti? Uh-huh. L'hai mai usato? Ma ricordatevi le regole, vi prego. Mentre invece la macchina fotografica la possiamo lasciare direttamente a Giulia. Forse potremmo usarla anche stasera per la nostra festicciola privata. Ah, porti anche la tua fiocina. cioè, contaci piccola. La cabina di prua. esagerato. Buono, siamo armati, abbiamo le torce, abbiamo l'attrezzatura pronta. Cosa potrebbe mai andare storto? Per adesso non è morto ancora nessuno, a parte il protagonista del prologo, quindi non mi lamento. No, non andrei mai a fare immersione sott'acqua. Più o meno. Ed ecco lì lo squalo, lo sapevo, lo dicevo io. Si fa troppi scrupoli. Si comporta come se saccheggiassimo l'aereo. Beh, magari poi lo fate, eh. Beh, un souvenir mi piacerebbe. Nessuno si offenderà se ci prendiamo un ricordino. Non lo diremo a nessuno. Di certo non fanno l'inventario del relitto. Laggiù. Quell'ombra. Deve essere qui. Oh, è parecchio più grande di quanto mi aspettassi. Me lo dicono in molte, piccola. È praticamente intatto. È una scoperta a dir poco incredibile. Nuotiamo intorno e cerchiamo un'apertura. Ok, soprattutto evitiamo lo squalo, eh. Visto che sta gironzolando anche lui. No, Conrad, non provarci, avanti. Come va, capitano? Gradisci una birra con il tuo secondo? Tu non sei affatto il mio secondo. Eccola lì. No. Il giovane mozzo zelante? Ancora no. Il tuo cliente incredibilmente affascinante e danaroso? Vorrebbe gustarsi una rinfrescante bevanda in tua compagnia. Sì, dai, bevi un pochettino, giovine. Sì, perché no? Perché è così arrabbiata con tutti? Se l'è presa perché gli altri non stanno rispettando le leggi del mare. Ma vabbè, sono clienti. Come la paghi? Vendendo il mio corpo al porto. È una lunga storia. Oh, sicurezza. Mai parlare di soldi con le donne. Non si parla di finanze a una signora. Giusto, sì. È che stavo pensando di prendermi una barca e speravo potessi darmi delle dritte. Ma sì, dai, dagli qualche informazione. Beh, sarei lieta di aiutarti a disfarti del tuo denaro. Oh, che succede? Quello non promette bene. Ora devo controllare che la Duke of Milan sia a posto. Sì, signora. Ah, ci è andata male, mi sa, vediamo un po'. Fliss non ha apprezzato l'approccio di Conrad, ma ha accettato di aiutarlo a comprare una barca. Ok, poteva andare peggio. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Davvero un inizio niente male, ma ovviamente il peggio deve ancora avvenire. Non appena arriveremo alla nave dispersa, ecco che cominceranno a morirmi genti come non ci fosse un domani. Buono, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che vorrete che continuiamo questa serie. Non è lunghissima, dura, presumo, mi pare 4 ore. Lasciate un bel piacere alla serie, canale a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!